Siamo al secondo appuntamento con Musica sotto le stelle a Villa Vignatelli e questa volta è il progetto Scarlatti Lab, che è curato da Antonio Florio e da Dinko Fabris, con musiche del Seicento veneziano, prevalentemente di Benedetto Ferrari. Scarlatti Lab da più di 10 anni si occupa di concerti, ma non solo concerti, ma anche ricerca insieme. Il nostro repertorio va dal 5 al 700 e all'inizio abbiamo lavorato molto sulla scuola napoletana e negli ultimi anni anche sulla scuola romana e adesso Venezia. Benedetto Ferrari è un compositore importante, la sua Andromaca inaugurò il primo teatro pubblico che fu a Venezia nel 1637. Un compositore legato proprio all'esperienza dell'opera veneziana della metà del Seicento. E siamo sempre molto contenti di valorizzare e di far suonare bravissimi giovani cantanti e strumentisti provenienti prevalentemente dal Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Sono passate attraverso questa esperienza decine di giovani musicisti che hanno suonato in varie occasioni per l'Associazione Scarlatti e questo per noi è il più grande premio che si possa avere, cioè aver contribuito alla valorizzazione e a far fare esperienza di concerto a bravissimi giovani che poi speriamo possano avere tutta la fortuna che meritano nel mondo del lavoro. Scarlatti è una vecchia amicizia di Villa Vignatelli, sono direttrice di questo bellissimo sito da soltanto 6 mesi. Villa Vignatelli è riuscita già dal 15 giugno a aprire le sue porte per queste bellissime manifestazioni serali. Villa Vignatelli ha avuto il coraggio di aprire il suo giardino al pubblico. E per Napoli questa è stata una cosa molto importante perché dopo tanto tempo di chiusura, di sacrifici, ha avuto la possibilità di vivere delle serate con la cultura, con la musica, in un posto bello, fresco, di natura, di cui abbiamo tanto bisogno. Credete a costui che per prova può dir, e o vidi, e o fui. Se creder non volete, lasciate star, che poco importa a me. Seguitate ad amor, ad ogni modo. Chi del rompersi il mollo, non accade che schivi. Fondo. Che per proverbio senti sempre dire, dal destinato non si può. Oh,
volevo soltanto farvi viaggiare un po' sulla fantasia di questo strumento. Possibile che la tiorba potesse diventare uno strumento così magico da rapire gli ascoltatori? Sì, perché era lo strumento perfetto del nuovo stile, quello che serviva a far sentire bene tutti i significati delle parole con la monodia, cioè con l'aria, questa nuova invenzione che in tutto il Seicento diventa il nuovo genere e che poi entra nell'opera e diventerà l'aria per eccellenza. Ebbene, tutti i grandi cantanti erano anche suonatori di tiorba, perché si accompagnavano da soli con questo strumento dal collo molto lungo, in effetti, e dal suono nasale, se vogliamo, ma dolcissimo. Quindi le arie che sentiremo oggi, accompagnate da più strumenti, però hanno in qualche modo un significato, quello di poter riecheggiare in qualche modo quello che Benedetto Ferrari e i suoi contemporanei, vedete che ce ne sono un bel po' in questo programma, hanno saputo rendere nel cammino trionfale della musica moderna, la musica che poi è diventata la forma più tipica della cultura europea, l'aria.